E dopo le prestazioni sempre più convincenti, i punti sfiorati in Australia, tralasciando la parentesi Giappone, lo Spinale F1 Team e Binotto arrivano in Cina. Primo weekend sprint dell'anno. Come si comporterà il nostro ingegnere preferito sotto la pioggia della Cina? Ah, ho sbagliato. Dieci. Un'occhiata alla situazione in classifica. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position. Appena accanto spazio per Lando Norris. E ora vediamo il resto della griglia. Leclerc, Oscar Piastri, Hamilton, Sainz, Russell, Fernando Alonso, l'ingegnere Hülkenberg. Andiamo a vedere una posizione. Stroll. Durante il corso della gara, 22 giri di benzina sono troppi considerando che piove, facciamo 20,5. Oddio. Oddio. Ci proviamo su Piastri ora. No. Siamo attaccatissimi. Madonna. Allunghiamo la staccata, ci stiamo? No, veniamo risorpassati da Piastri. Quasi pure da Russell. Attenzione, attenzione. Chi è? Norris. Oh, ma si ferma o no? Sì.
Ci attacca Sainz? No, Russell pure no. Appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. Andiamo a resistere all'esterno. Ce la facciamo. Ruota, 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 ruota. Ce la facciamo, resistiamo. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 8,7 secondi. Pure Russell all'interno. Questa sezione di pista siamo veramente molto forti. Occhio a saltare lì sul cordolo. Ho sbagliato. Cazzo. Porca troia. Non dobbiamo perdere troppo tempo da Hülkenberg. Comunque io quasi quasi azzarderei pure l'intermedio. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 9,9 secondi. Secondo me è da intermedio. Perché scivolo molto 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 meno. E poi visivamente c'è molta meno acqua in pista. Confermo la sosta al termine di questo giro. Addirittura ora siamo velocissimi.
Ci giochiamo il tutto per tutto. Buono. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Ok, non blocchiamo nemmeno in frenata, ho frenato forte apposta. Per ora non guardiamo la benzina. Ok, ora si fermano un po' tutti. Facciamo box pure nel secondo settore, bene. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Ah, ci tappa un pochino. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 9 giri. Dobbiamo passarlo, mi tiro la staccata. Easy. Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Ok, undercut su Russell. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 16,0 secondi. Dobbiamo spingere per 8 giri. La McLaren continua ancora, o si è già fermata? Ah, si è fermata. Ti ricordo che siamo a corto di carburante, forse. Mega undercut su Alonso Leclerc. Non possiamo permetterci un DNF, quindi inizia a risparmiare benzina. Prova ad
alzare il piede dall'acceleratore mentre ti avvicini alle curve. Lo so, abbiamo problemi di benzina. Ma non è questo il momento. Distacco dall'auto davanti, 2,8 secondi. Asciugando, ma ci vorrà un po' di tempo prima che l'acqua sparisca del tutto. Per cambiare le gomme è ancora troppo. Oh, Sainz, pazzo sgravato sui piastri. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 6 giri. Ok, tutti hanno fatto il pit. Oh mio Dio, che sorpasso! Che sorpasso! E lo abbiamo piantato lì. Ho paura per la benzina. Dove vado, dove vado, dove vado? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Mi
devo risparmiare benzina. Non ce la facciamo. Potrei piantarmi nelle curve lente. Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte, 3,0 secondi. Ok. Porca trota. No. Sufficiente. Niente. Per altri 4 giri. Lo sapevo. Ora possiamo fare tutto il lift a costo del mondo. Ultimo giro, ultimo giro, spingi. Ma che spingo che non ho benzina? Distacco dall'auto di fronte, 8,0 secondi. Dai, ce la facciamo o no? La facciamo o no? Cazzo, 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 cazzo. Sì. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Mamma mia. Primi punti della stagione, ma potevamo ambire al podio. Tutto per un po' di benzina. Eravamo attaccatissimi a Sainz terzo quando abbiamo iniziato a fare lift e coast. Sul bagnato siamo molto 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 forti. Purtroppo a Miami non pioverà, però abbiamo tanti aggiornamenti buoni, speriamo bene.